Il tema della sanità è stato al centro del secondo vertice dei partiti di maggioranza convocato stasera a Cagliari. All'incontro, durato quasi 2 ore e mezzo, oltre ai consiglieri, alle consigliere, ad alcuni assessori e assessore, ha partecipato la presidente della regione, Alessandra Todde. La governatrice sarda ha illustrato un disegno di legge sulla riorganizzazione della sanità sarda che a settembre arriverà in giunta, poi in commissione sanità e poi in consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Oggi ci siamo incontrati relativamente al metodo e relativamente al merito. Quindi, insieme ai consiglieri di maggioranza, abbiamo definita quello che è l'impianto e la struttura del disegno di legge che presenteremo a settembre, proprio relativamente alla gestione sanitaria. Noi abbiamo detto in campagna elettorale che non avremmo fatto una riforma, questo lo ribadisco, è inevitabile che ovviamente dobbiamo ovviamente fare una riorganizzazione, questa è una cosa che ci siamo detti, soprattutto per andare a colpire quelle che sappiamo essere le inefficienze, le cose che non funzionano, quindi a partire da quelle che sono per esempio le funzioni tra Ares e le diverse ASL, dove ci sono ovviamente delle strutture che sono le stesse per esempio che hanno portato alla non approvazione dei bilanci in questi anni. Soddisfatta la presidente della sesta commissione sanità, Carla Fundoni. L'incontro è andato molto bene, la prosecuzione di una discussione che è iniziata qualche settimana fa. Abbiamo avuto l'opportunità da parte della Presidente di avere in discussione una proposta di bozza di legge di riforma per quanto riguarda appunto la sanità. L'ospedale microcitemico di Cagliari tornerà finalmente all'ARNAS Brozzu e darà vita a un polo pediatrico di rango regionale. Gli ospedali di Alghero ritorneranno invece sotto la competenza dell'ASL territoriale, anziché nell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. L'incontro è stato soddisfacente, abbiamo condiviso le linee guida per il DL che a breve la Giunta approverà per iniziare a intervenire sulla principale emergenza dell'isola, quindi la crisi del sistema sanitario, causata anche da una gestione dozzinale, approssimativa, in alcuni casi platealmente sbagliata, perpetrata da parte delle direzioni generali nominate nella scorsa legislatura.